Eccoci qua, Nicola. Sì, siamo contornati di cantanti che arrivano da tutta la Liguria. Cantanti che fanno della loro passione veramente un movimento. Pensate che in Liguria ci hanno raccontato che sono 3.400 i cantanti dei cori iscritti all'ARCO, che è che è l'associazione dei cori liguri. E sono 3.400 persone che sono anche 3.400 famiglie. Pensate che movimento legato alla musica. Noi siamo a Sanremo perché per una volta, ovviamente, quando inizia il Festival della Canzone Italiana vogliamo esserci, ma non dietro ai VIP cantanti, ma per conoscere le storie che fanno numerosissimi i cori. Noi siamo qui oggi, come vedete, con una bellissima compagine. Dico bellissima perché è un coro tutto al femminile, tutto a rosa, anche se il loro colore è un altro. E ho qui alla mia destra e alla mia sinistra il maestro di questo coro, che poi andremo a scoprire il nome, che è Michela Calabria. Ben trovata, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto grazie per essere venute anche qua, e non dovete stare all'Ariston, ma siete venute anche stando fuori dall'Ariston, e questa cosa ci fa molto piacere, vi fa molto onore. Grazie, maestro. Grazie mille a voi dell'invito, è un'esperienza del tutto nuova. E questo in tanti lo dicono oggi, questa cosa ci fa piacere. Poi alla mia sinistra c'è la presidente del coro, che è la nostra Brunella Detta Lella. Sì. Giusto, non mi sono sbagliato, perché abbiamo fatto le prove, Lella, Michela, lei è Lella. Sì, sono Lella, buonasera a tutti, ovviamente un piacere essere qui, e tra un pochino vi faremo sentire le nostre voci. Sono carichissimi, Nicola, sono carichissime anche, soprattutto perché ti dicevo, non abbiamo ancora detto il nome del coro, perché è un nome che ricorda un bel fiore, e il fiore, la pianta, qual è? Guardate il colore, è giallo. Che colore potrebbe essere? Che, non sbagliarti, Nicola, non è quello che stai pensando. Il giallo ricorda un bel fiore, una bella pianta tipicamente della macchia ligure, della macchia mediterranea. Dai. La mimosa. Vediamo no, un po'. Non è la mimosa. No, ho sbagliato tutto. La ginestra, lo sapevo che sbagliavo. Era la ginestra. Il coro femminile, la ginestra. Bravissimo, coro femminile La Ginestra di Savona, a cui va l'applauso di tutta la piazza Colombo, che noi anche siamo qua nostro. Fuori dall'Ariston, ma siamo circondati di persone, abbiamo fatto un po' di capannello. Grazie. Allora, raccontiamo con la presidente come nasce questo coro. So che ha più di 30 anni. Sì, abbiamo compiuto 30 anni l'ottobre scorso, ed è nato dalla passione di un gruppo di coriste attuali che hanno portato avanti questa tradizione. Il primo maestro fu Romano Scorza, passando poi per Maria Asiani, Igor Barra, Stefano Stemasini, adesso siamo dirette da Michela Calabria, che ci ha portato a una crescita molto considerevole. Se vi chiedessi una parola per descrivere, noi ci piace fare questa cosa, una parola per descrivere il coro, quale potrebbe essere? Ninna Nanna. Come Ninna Nanna? In che senso? Ninna Nanna, nel senso che siamo un coro di tutte donne, come dire, è il nostro ruolo istituzionale cantarli Ninna Nanna, e comunque mantiene viva la tradizione dei canti liguri e del canto popolare. Questo è bellissimo. Passiamo la parola al maestro, Michela Calabria. Solo Ninna Nanna? Non solo, nell'arco del tempo il repertorio si è arricchito, si è ampliato, anche perché i desideri sono variegati, quindi dal canto di montagna e dal canto ligure siamo passati al gospel, allo spiritual, al musical, al canto tratto da colonna sonora, a canzoni pop e via dicendo. Ma qual è il tratto che contraddistingue questo coro? Mi dicevi prima che siete impegnate anche in uno scambio continuo di repertori, ma anche di storie, di cuori. Esattamente, è una delle cose più belle che possiamo sperimentare come corale, e che chiunque entri a far parte di una corale sicuramente sperimenta. E cioè il fatto di, attraverso rassegne, attraverso incontri gratuiti, incontrare altri cori da cui poi si è invitati e che si ha il piacere di invitare a nostra volta. E si sperimenta veramente l'accoglienza e l'ospitalità nelle forme più diverse. Amici che vediamo raramente, ma che diventano davvero amici, anche perché condividiamo la passione per la musica, che e oltre non ha confini la passione per la musica. A questo punto, Nicola, vogliamo sentirle cantare, perché hanno detto tante belle parole, ci crediamo, perché sono venute fino a Sanremo, e quindi ci piacerebbe sentirle cantare. Dimmi, Nicola. No, ti volevo soltanto chiedere, prima di sentirle cantare, non ho capito perché solo donne, ecco la forza dell'essere soltanto donne, vai. Lo chiedo al maestro, perché siete solo donne? C'è una forza particolare essere solo donne in questo coro? Sicuramente.
Allora, storicamente il coro femminile nasce come, diciamo, non solo imitazione, ma arricchimento di un'esperienza savonese, che è la corale alpina savonese, che so sentirete dopo. Ah, beh, allora. Sono presa questa libertà, e proprio nell'83 un coro di donne, invidiando l'esperienza maschile di cantare insieme. Ah, era, ecco, per equilibrare, capito Nicola? Certo. Quindi serviva un bilanciamento di genere, Enrico, in questo senso. A questo punto ascoltiamo la canzone. Prego, no, un'altra. Sì, ok, dopo lasciami un minuto perché dobbiamo sentire cantare. Ti devo dar fastidio fino all'ultimo. Quanto sei lontano dal teatro Ariston? Te le porti all'Ariston a cantare? Eh? E poi cantano, dai. Se mi fanno entrare io volentieri, volentieri, perché siamo veramente a 50 metri dall'Ariston. Ti dico subito che hanno chiuso tutte le vie davanti oggi, quindi fortunatamente abbiamo trovato questa postazione, Piazza Colombo. Bravo. A 50 metri. E falle cantare allora, dai. Siamo vicinissime. Posso lanciare il brano? Almeno lo sentiamo cantare. Allora, Luisella, vieni, che cosa ascoltiamo? Ascoltiamo My Lord, What a Morning. È un gospel? Sì, è un gospel. Spiritual forse, diciamo, e sono parole che venivano cantate dai neri in America durante il loro faticosissimo lavoro. Certo. E molte volte erano preghiere, citazioni da testi sacri, da salmi, da letture del testamento, e anche questa lo è, e infatti racconta il loro pensiero, e questi neri che dicono: cosa succederà quel mattino in cui le stelle cominceranno a cadere. Allora ascoltiamo il coro femminile savonese La Ginestra con My Lord, What a Morning, la canzone di noi, e ovviamente il nostro spazio azzurro qua a Sanremo. Sentiamo, sentiamo. Complimenti al coro La Ginestra, teniamoli ancora in sottofondo perché è bello, ci accompagnano. E poi è questo coraggio di arrivare nella piazza, com'era, maestro? Sì, infatti, Monica? No, eh? Bello, poverini, non hanno il vento che li aiuta. No, c'è un po' di vento, po' è vero. Insomma, il suono. Però è il bello di stare in piazza, sì, tra la gente. Bello, assolutamente. No, poi è in la questa cosa giornata. Migliore, sì. Ecco, sentiamo un altro pezzetto e poi rientriamo, davvero. Rientriamo in studio, belli, complimenti al coro La Ginestra.